Siamo in compagnia di Nini Pingitore e di Martufello, i due grandi personaggi che hanno fatto la storia di questo glorioso teatro, negli ultimi decenni. Nini Pingitore è il fondatore della compagnia del Bagaglino che ha Uno dei dato, fondatori. uno dei fondatori, che ha dato lustro a questo teatro. La compagnia ha terminato la sua avventura, ma l'eredità è sempre presente. Lei che ha fatto migliaia di testi è stato veramente il Deus ex machina di questo teatro. Dopo alcuni anni di stasi, si può dire, si tenta il rilancio doveroso in un periodo, ahimè, di crisi, crisi che morde, crisi del teatro, ma ci sono le condizioni, data la sua presenza, perché questo progetto di rilancio vada avanti e sia effettivamente concretato. Speriamo, speriamo. Abbiamo una nuova occasione. Qui ci sono gli attori che hanno condiviso con me tante storie, tante avventure, tante stagioni. C'è Mario Zamma, che è bravissimo, uno dei più grandi imitatori italiani. C'è Grazie. Martufello, ma figura, io è una cosa che penso, lo sai bene. C'è Martufello. Martufello, dove sei? È qui, è qui, è qui. Che è un grande intrattenitore, un grande attore, diciamo, sanguigno, importante, autentico, eccetera. Poi c'è Pamela che sta lì, ma adesso non la vediamo. E poi stavo per dire Renato Zero, invece è Manuela Zero. Manuela Zero è una bravissima showgirl. E poi c'è Carlo Frisi. Dov'è Carlo Frisi? Vieni qui, mettiti qui sotto, così ti si Siamo vede. tutti. Siamo tutti. Carlo Frisi, un altro grande imitatore e attore. Poi c'è anche Demo Mura, che sta da qualche L'ho parte. intervistato già, sì. L'immensa Pamela Prati, e con tutta questa compagnia e con Bellissimo corpo di un ballo, che non manca mai. corpo di ballo, speriamo di divertire e di rinverdire i fasti nostri. Qual è la formula magica, ecco, di questa riproposizione? È un ritorno all'antico, al Café Chantant, alle origini? Diciamo che questo è stato anche il teatro di Ettore Petrolini, per cui voglio dire, non può morire il Salone Margherita, assolutamente. No, ma non deve morire, non è il Café Chantant, perché il Café Chantant è un'esperienza dei primi del secolo passato, quindi non c'entra con noi, ma il modo con cui intrattenere, divertire, incidere un po' sulla quotidianità è sempre quello, e cioè il divertimento, la satira, le belle donne, il canto, la danza, e chi più ne ha più ne metta. La crisi può in qualche modo infastidire questo progetto, è crisi generale, ma soprattutto da parte delle istituzioni non c'è alcun tipo di intervento, di contributo e tutto è devoluto ai privati. Un pensiero prima di terminare. Io sono sempre vissuto nella crisi, da quando sono nato ho sempre saputo che c'era la crisi, quindi francamente la crisi non mi spaventa, o dovrei spaventarmi, no, è una delle solite terribili crisi che ha passato l'Italia. Un auspicio quindi e terminiamo. L'auspicio è quello di andare avanti come siamo sempre andati. Grazie maestro per la sua cortesia, grazie mille. Passiamo a Martufello, il mitico Martufello. Tu sei stato della compagnia fra i primi. Viaggiato da vincitore, insomma, 33-34 anni fa e ancora sono qua. Insomma, è una bella cosa, no? Se uno viene qua poi sparisce, io invece da 34 anni che sono qua. Com'è stato il tuo primo incontro con Pingitore e poi l'evoluzione successiva è stata chiaramente. Stato bellissimo perché io gli chiesi o di fare il guardarobiere o di fare l'attore e lui ha scelto di farmi fare l'attore e fortunatamente
è andata bene, insomma, capito? Ma anche da guardarobiere sarei stato bravo, però, perché gli sono messi i cappotti a posto. Questo è stato l'incontro, io gli chiesi questa cosa e lui optò per farmi salire sul palcoscenico, capito? È stata una bella emozione, però che ricordo sempre con tutto il cuore, veramente è un'emozione per me ogni volta che ci ripenso. E poi, ripensando ai 33 anni che ho fatto qui dentro al bagaglino, con 23 di televisione eccetera eccetera, insomma è una bella cosa. Tornare al bagaglino così, al Salone Margherita, per fare questo spettacolo mi emoziona ancora, fortunatamente, altrimenti non sarei qua. L'emozione è sempre forte, la gioia di stare qua è grande, quindi speriamo bene, dicono al nord, io dico speriamo bene. La compagnia si è sciolta, però come dicevamo prima con Ninni Pingitore, la vostra grande eredità rimane e voi siete ancora sulla scena e meno male, c'è bisogno di voi, perché il Salone Margherita è un'istituzione, qui sono passati veramente i più grandi comici nazionali e non poteva mancare la tua presenza. Quale sarà il tuo contributo, con quale spettacolo e quando verrai qui? Lo spettacolo io vengo il 10 dicembre fino al 6 gennaio, La Grande Risata è il titolo dello spettacolo, scritto e diretto da Pingitore con Pamela, Prati, Zamma, Frisi, Manuela Zero, insomma, e altri, Demo Mura e altri balletti eccetera eccetera. Lo spettacolo nostro del bagaglino, e quindi felice e contento di stare qua. Lo spettacolo sono convinto che è un bello spettacolo, capito? Ripeto, la gioia e l'emozione c'è, e quindi se vai a mettere tutte e tre queste cose viene fuori sicuramente una bella cosa. Non si può fare a meno di Ninni Pingitore, diciamo gli ultimi eventi lo hanno dimostrato. Tu credi in questa nuova formula? Certo, ma non ci credo. Credo in questo teatro, a parte credere in Pingitore, che ormai, ripeto, sono 34 anni che lavoriamo insieme, che io lavoro con lui, e quindi, ma poi credo molto in questo Salone Margherita, insomma, perché l'attore principale di questo teatro è il Salone Margherita. Questo è l'attore principale. Noi cominciamo a essere secondi, terzi, quarti e quindi, ma l'interprete principale di questo bellissimo teatro è il teatro, è il Salone Margherita. Grazie per la tua cortesia, Martufello, siamo sicuri, insomma, che la scommessa sarà vincente. Speriamo, speriamo, ne sono convinto pure io, grazie. Grazie, grazie. Siamo con Demo Mura, uno dei... Io. Ah, ma anch'io. Trovarmi in questo tempio. Comunque questo è un tempio che è un nuovo tempio, perché il Salone Margherita rinasce alla grande, rinasce con tantissime attività all'interno, tantissimi spettacoli, tantissima sperimentazione, comici giovani come Bazzi che è appena passato alle mie spalle, e comici che invece hanno una certa età, vorrebbe dire lui, sono anche meno belli e anche meno bravi secondo me. Comunque c'è una grande voglia di far tornare le luci vere in un posto che ce l'aveva, ma stava soltanto schiacciare un interruttore. Io devo fare pubblicità al mio spettacolo dal 4 febbraio al 29 febbraio e lo faccio apposta. Gli altri... Diciamo che tu sei un stand-up comedian, sì. E soprattutto. Sì, poi mi dici cosa vuol dire, io confermo. Sì, assolutamente sì, però io voglio dire che tanti amici hanno aderito a questa stagione. Il primo, il direttore artistico Enzo Iacchetti, e poi tanti, Buzz, Leonardo Manera, gli Oblivion, adesso mi dimenticherò qualcuno, Giobbe Covatta, Paolo Antonio Sarcinelli, Ditelo Voi, Maria Bolignano, Giovanni Baglioni, sto dicendo finalmente tutti, le scemette, sette ragazze che avete visto in tante trasmissioni fortunate come Zeli, che sono messe tutte assieme, e poi la partenza, che è questo omaggio al grande maestro Pierfrancesco Pingitore. Lo dico con orgoglio perché è un omaggio a una persona che è straordinaria, sia come scrittura, come regista, come uomo, che ha rimesso su questa nuova, chiamiamola compagnia, tenendo i cardini come Martufello, Mario Zamma, Pamela Prati, Carlo Frisi, ai quali ci aggiungiamo io,
in una cosetta che vedete, una sorpresa che poi vedete, e Emanuele Azzero, questa nuova soubrette bellissima che il maestro, come ogni volta, sa scegliere e sa tirare fuori. Quindi siamo molto contenti di ricominciare da dove diciamo ci si era fermati in qualche modo, per dare questo grande omaggio al maestro Pier Francesco Pingitore. C'è l'orgoglio di dire che insomma quella comicità che ha lasciato un segno in realtà ancora accarezza, dando una stretta di mano e facendo ripartire una nuova stagione, ma partecipandoci. Quindi c'è grande orgoglio di tutto questo. Enzo Iachetti la prima cosa che disse: io voglio che tutto riparta da dove ci si era fermati, e poi si camminerà insieme. Anche perché diciamo gli ultimi eventi hanno dimostrato che non si può fare a meno di un grande come Ninni Pingitore. Guarda, per questo sembra che te ci siamo messi d'accordo. In realtà Pingitore, per quello che mi riguarda, è quello, quando si dice maestro, maestro, Pingitore è il maestro. Questo lo dico chiaramente, con emozione, con affetto, con orgoglio, ma lui è veramente così. Tra l'altro io ancora per l'ennesima volta sono andato da lui a casa sua a proporgli quello che poi vedrete in scena, cosa che lui mi aveva chiesto di fare, con l'emozione della prima volta che andai a casa di Pingitore. È la stessa cosa, cioè lui è sempre metodico, preciso, scientifico, ma sempre molto carino, e ha un modo di porsi che, insomma, Pingitore forever, dai. Demo, terminiamo, è una scommessa titanica la tua. Io di Nevio Schiavone, in realtà Nevio Schiavone, che è il vero patrono, perché io sono qua come consulente artistico, Enzo, oltre che attore, insomma, in vari spettacoli, ma la scommessa di Nevio è una scommessa vinta per l'energia che ci ha messo. Certo, come imprenditore ha dovuto mettere anche molte altre cose, immaginate quali, ma la voglia di far risplendere questo posto straordinario, secondo me, ci aiuterà molto, così come ci ha aiutato molto tanto di quello che abbiamo messo su. Insomma, lo vedrete, venite al Salone Margherita, assolutamente dovete vedere questa struttura a 370 gradi, ne ho aggiunto 10 all'ultimo, perché si è modificata una cosa al volo. Parafrasando un titolo di uno dei nostri, dei vostri, Giobbe Covatta, ecco, diciamo che non niente ma tanti progetti per il futuro, e sicuramente andrà benissimo. Io me lo auguro, e nel frattempo io sto stringendo qualsiasi cosa, compreso te, con affetto. Grazie. Grazie a te, grazie Demo. Ok, ci troviamo al Salone Margherita e siamo in compagnia di Bass da Colorado, a questo grande centro dell'umorismo italiano. Qual è il contributo che intendi dare a questo rilancio di questa che è un'istituzione per noi? Ma allora, innanzitutto sono qua appunto per questo motivo, nel senso che credo che sia in atto un cambio generazionale, un cambio di direzione artistica che comincerà con il nuovo anno. Io quest'anno in realtà ero in un anno di fermo biologico, in cui stavo preparando lo spettacolo per il prossimo anno, però insomma sono stato chiamato da Enzo, da Demo, che tenevano molto che io fossi qua. E quindi preparerò uno spettacolo ad hoc quest'anno solo per Roma e per questo teatro. Quindi con un po' dei miei classici, con pezzi nuovi, pezzi fatti apposta appunto per questo teatro qua. Saranno due date, il 7 e l'8 marzo, che ho scoperto adesso che è la festa della donna l'8 marzo. Sì, certo, certo. Quindi purtroppo dovrò mettere anche un pezzo di spogliarello, purtroppo per il pubblico, dico. Torniamo all'antico, in pratica il Salone Margherita riprende diciamo quella che era la sua funzione iniziale, burlesque eccetera, quindi metti anche un minimo di varietà. Sì, canto, ballo, recito, sono una soubrette completa, diciamo. Okay, grazie. E quindi quali i prossimi appuntamenti? Questo? Per adesso, appunto perché l'anno di fermo biologico, sto scrivendo molte cose nuove, insomma, perché io più o meno ogni due anni cambio completamente il repertorio per portare sempre roba fresca. E poi sto preparando un evento per i 2 milioni di like su Facebook, che siamo vicini, insomma. Infatti ho saputo che sei veramente visualizzato in maniera esaltante. E senti, ci fai soltanto un attimo Ligabue, un attimino, per il nostro pubblico? Giardino di gui, ui, 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 ui. Ma questo diciamo che ti deve bastare, perché poi il resto sarà nello spettacolo. Grazie, grazie, grazie Bass per la tua cortesia, grazie. Siamo in compagnia di Sasa Salvaggio, il mitico esponente storico di Striscia, anche lui qui a Salone Margherita per questo
progetto di rilancio. È di buon auspicio chiaramente la tua presenza e ti chiediamo che cosa pensi di questa impresa in cui si accingono i tre autori di questa proposta e che cosa, quale sarà il tuo contributo. No, sono contento della chiamata di Enzino Iacchetti, che è uno dei tre pazzi a cui ti riferivi. E porto, diciamo, il meglio della mia esperienza ventennale. Infatti lo spettacolo si chiama I miei primi vent'anni, e tra l'altro ha debuttato a Palermo l'anno scorso con un successo enorme, speriamo di poterlo fare anche a Roma. Parlo, insomma, di usi e costumi degli italiani, differenze del nord e del sud, condito, ecco, con una buona sicilianità che non guasta, anche perché, insomma, a me piace portare sempre poi la mia terra sul palcoscenico, anche in una maniera un po' più culturale rispetto allo stereotipo Sichele, la mafia, diciamo. Io parlo anche di una Sicilia un po' più bella, un'altra Sicilia autentica, che poi è quella genuina, esattamente, legata anche a come mangiano, per esempio. Io parlo come mangiano i siciliani, gli italiani, i romani, insomma. Perciò uno spettacolo in cui ci sarà anche del varietà, farò delle canzoncine, ci saranno dei balletti, c'è un piccolo corpo di ballo, un musicista, insomma daremo un tocco, mini varietà, devo dire che poi in questo contesto si abbina perfettamente. Ecco, che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Secondo me qui, oltre che si trova in un posto fantastico, che siamo a due passi dalla Piazza di Spagna, cioè, insomma, secondo me è stato un punto di riferimento proprio per il teatro in generale, lo stanno rivalutando alla grande, e poi Pingitore è quello che poi inaugura, perciò c'è anche la sua mano, e penso che, secondo me, avranno, dopo, dico, a parte me, avranno un grandissimo successo. Io sono l'unico anello debole, ma ci vuole una cosa debole, ci vuole purtroppo. Vabbè. Senti, un'ultima cosa, da sgrilla la notizia, ecco, dimmi questa cosa, tu sai che, ecco, diciamolo in diretta, io sono stato compagno di banco del mitico Antonio Ricci, e lui ha molte foto insieme che io, ahimè, non ho più, e ti chiedo, come è successo? Tu facevi la parodia di Striscia, come è accaduto? Ma io facevo questo sgrilla la notizia, che era proprio una parodia di Striscia, parodia, era un'idea, perché io non mi potevo mai immaginare un giorno fare la parodia e poi diventare prima l'inviato e quel conduttore di Striscia. E lui vide, gli segnalarono, perché questa trasmissione aveva un successo enorme, gli segnalarono la presenza di questo Sasà, lui si è fatto mandare le cassette, le ha visionate, mi chiamarono un giorno e mi ha detto: lei da domani sarà il nostro inviato. E poi da là c'è stato, insomma, un lungo trascorso fantastico, insomma, anche mi lega, insomma, ancora a Striscia, anche se magari non va in onda per ora perché poi sono passati in Rai, insomma, per altre cose televisive. Però, diciamo, io e Antonio ci siamo visti due settimane fa, che poi chi lo sa, magari un ritorno, non si sa, mai dire mai. Assolutamente, grazie per questa intervista, Sasà, e con i migliori auguri veramente di uno splendido futuro. Grazie. Al Salone Margherita. Vi aspetto 4, grazie. 5, 6 di marzo, mi raccomando, al Salone Margherita. Grazie. Ciao. Siamo in compagnia di Alessandro Casella, direttore artistico del Micca Club. Ci troviamo all'interno del Salone Margherita, sta per iniziare a breve la nuova stagione, era ora finalmente. Questo teatro riparte, questo storico teatro riparte probabilmente dagli inizi. Ecco, siamo con la persona in grado di spiegare appunto il perché di questo ritorno ad un glorioso passato. Ce n'era bisogno? Io credo di sì. Beh, diciamo, sicuramente ce n'è bisogno, perché bisogna ricordare quali sono stati i fasti di questo spazio, che è rimasto praticamente intatto sin dal 1810, quando ci fu la restaurazione, l'ultima restaurazione. Quindi siamo veramente nel nostro periodo d'oro, cioè quello in cui il burlesque nasce. E noi, ovviamente, da Micca Club, da spettacoli all'interno di club, finalmente riusciamo ad aprire una porta, anzi in realtà l'abbiamo sfondata la porta, per poter entrare e dire: fateci entrare e finalmente fateci fare uno spettacolo di burlesque in teatro, perché questo luogo è stato fonte di ispirazione per tutto il nostro lavoro da quando abbiamo iniziato 10 anni fa. Quindi è un po' per noi tornare nella nostra casa, diciamo, d'arte. Ecco. Senti, Alessandro, molti confondono varietà con il burlesque, c'è un po' di confusione in merito. Ecco, ci vuoi chiarire la concezione di burlesque? La differenza della varietà del burlesque è molto semplice: è uno spettacolo di varietà dove all'interno ci sono numeri di striptease, ed è praticamente la stessa formula, con un presentatore, cantante, entertainer, che
ospita sul palco diversi numeri di arte varia, tra cui l'elemento novità rispetto al varietà che noi conosciamo in Italia è proprio quello dello striptease nello stile retro, come lo facciamo appunto noi nello stile retro degli anni 10, degli anni 20 e degli anni 30. Un po' alla francese, un po' all'americana? Io direi molto all'italiana. Bravo. Perché ma aspettavo che stavi perché appunto tutto nasce dentro spazi come il Sonia Margherita e grazie a personaggi come Lina Cavalieri, che è stata la donna più bella del mondo, ha avuto un successo planetario nel periodo della Belle Époque, fino ad influenzare artiste come Lydia Thompson, un'inglesina che andò nei fine 800 primi 900 negli Stati Uniti a fare il suo primo spettacolo che si chiama appunto Burlesque. Siamo anche in compagnia di belle, bellissime ragazze. Ecco, presentatevi. Sono Madame De Freitas, faccio la costumista al Mica Club da 3 anni, quindi curo tutti i costumi di tutti gli spettacoli che vanno in scena da allora fino ad oggi, e faccio anche spettacoli di varietà, canto insieme a Mircaccio, saremo qua in scena con Elisir, uno degli spettacoli che andrà in scena in questi lunedì del Mica Club al Sole di Margherita. Grazie. Ciao, io sono Giuditta Sin e sono una performer di burlesque. Sono nata al Mica Club, sono 4 anni che faccio la performer e finalmente potrò vivere anche questa avventura, questa nuova avventura col Mica Club e arrivare su un palco così importante e portare il burlesque lì forse dove meglio viene rappresentato. Assolutamente. Prima del signore coi baffi, il cantante, passiamo all'altra dolce donzella del Mica. Io sono Valentina, assistente di produzione, quindi mi occuperò insieme ad Alessandro di organizzare al meglio gli spettacoli che ci vedranno qui al Salone Margherita. Grazie, e Dulcis in fundo. Eccoci qua, io sono Mircaccio, mi occupo di varietà, ricopro il ruolo che era quello del mattatore, cioè canto, suono, ballo, recito, ipnotizzo, sollevo pesi, faccio scemenze, mi spoglio relativamente e compongo anche delle musiche che poi dopo vanno in scena insieme alle nostre ballerine, ci sarà ancora un po' di ballo, insomma per me è come il raggiungimento di un sogno. Io sono venuto a Roma per Petrolini, diciamo, perché questa è la culla del varietà italiano, questa è la mia vita, quindi essere qui per me è un traguardo. Meglio di così ci sarebbe invece che fare lunedì, fare il sabato, ma questo ci pensiamo poi tra 7 anni, l'anno prossimo martedì, l'anno dopo mercoledì, l'anno dopo giovedì, l'anno dopo venerdì, nel 2021 facciamo il sabato. Ok, viene anche lei? Assolutamente, sarò presente se posso. Senti, sì, no, tu hai citato appunto Petrolini e ha lasciato una traccia indelebile, credo che sia importante artista di teatro di varietà e del teatro del Novecento. È un beniamino dei romani ed è un patrimonio dell'Italia. È conosciuto all'estero come uno dei personaggi più importanti del varietà italiano. Devo dire, purtroppo in Italia certe volte ci dimentichiamo dei nostri grandi. Noi cerchiamo di ricordarlo con i nostri spettacoli, per me infatti è commovente riuscire a essere qua a calcare lo stesso palco. Anche l'anno scorso, tramite il Mica Club, e anche quest'anno faremo una commemorazione per il compleanno di Petrolini, proprio appunto per tenere viva la memoria e cercare di colmare i buchi che l'Italia purtroppo certe volte non riesce a riempire con le istituzioni. Insomma, cerchiamo di metterci noi con il varietà, con la rivista, con gli spettacoli. Non poteva esserci. Votate Mirko. Per Petrolini, con Petrolini, in Petrolini. Non poteva esserci, mi trovi consenziente, perché anche per me è stato sicuramente il più grande attore comico italiano. E questo appunto è il teatro. Il comico perché non fa ridere, la cosa più bella del comico, anche quando non è che il comico mi deve far ridere per forza. Petrolino non era solamente fare le battute, non era un repertorio di barzellette. Assolutamente. Anzi, gli leva quel tipo di repertorio. Lui ha inventato l'anticomico come Ragastone. Certo. Il comico che non fa ridere nessuno, certo. Il comico stanco. Certo. Era un battitore libero, non aveva paura di nessuno, tantomeno del regime che in qualche modo voleva. Adesso non ci addentriamo magari in annotazioni più o meno. Per chiudere con Petrolini, come si suol dire, me ne fregio. Benissimo, grazie ragazzi, e veramente in bocca al lupo. Okay, ciao.